Percorrendo la statale 17, dopo pochi chilometri dal bivio di Castel di Sangro, procedendo in direzione Roccaraso, vi è mai capitato di fermarvi per una breve sosta alla prima piazzola di servizio, magari per rispondere a una telefonata, inviare un sms urgente? Sicuramente non è mai successo al sindaco Caruso, che ancora oggi può appurare personalmente ciò che è evidente alla vista di chiunque. Il nostro caro angelo ciba di radici e poi lui dorme nei cespugli sotto gli alberi, ma schiavo non sarà mai. Se non vogliamo definirla una discarica a cielo aperto, lo facciamo semplicemente per il rispetto di quel tempio tristellato della gastronomia, distante poche centinaia di metri in linea d'aria, che non merita un biglietto da visita del genere. Che nella notte vendono un gaio cesto di amore che amor non è mai. Rifiuti di ogni tipo e dimensione, pneumatici dei camion buttati tra la vegetazione, carcasse di ruote, carte, bottiglie di plastica e di vetro. Non vogliamo addossare la responsabilità a nessuno se non agli autori di questi gesti di inciviltà, però ci piace pensare che adesso qualcuno, dopo aver visto queste immagini, possa prendere qualsiasi tipo di iniziativa, compresa quella di prendersela col giornalista. Truccarle non si può più.